Presidente Bresso, si sono da poco conclusi gli scrutini per le elezioni all'Europarlamento, insomma, ha avuto un ottimo risultato. Un commento su questo, insomma, si apre una nuova legislatura importante, anche, insomma, fondamentale per quello che sta succedendo in Europa. Beh, certo, un grandissimo risultato del PD, che è il primo dei partiti socialisti e democratici europei, quindi svolgerà un ruolo importante nella prossima legislatura. È anche un mio personale successo che certamente devo al mio impegno in Europa, ma credo anche al mio impegno per la giustizia e la legalità in questi anni in Piemonte e al mio impegno in Europa per difendere gli interessi dell'Italia e del Piemonte. E per il futuro questa continua ad essere la mia intenzione. Io credo che le elezioni regionali andranno bene, che ci sarà un franco successo della coalizione di centrosinistra e con Edi Chiamparino, e penso che una collaborazione fra i due parlamentari europei che abbiamo eletto in Piemonte come PD e la nuova giunta regionale potrà riportarci a usare bene i fondi europei, a non solo a usarli pienamente, ma a usarli per rilanciare la nostra economia su nuove basi che sono poi quelle che l'Europa ci dice: l'agenda digitale, la green economy, le politiche per il lavoro, le politiche per l'inclusione sociale, cioè tutte le politiche che fanno di una regione avanzata, la ricerca e l'innovazione naturalmente, fanno di una regione avanzata capace di tornare a crescere. Ecco, oggi seguiamo in diretta i risultati delle elezioni, in questo momento si stanno aprendo le urne. Ecco, quali possono essere, a suo modo di vedere, i tre temi importanti per il futuro della regione, insomma, le tre urgenze da affrontare immediatamente? Beh, certamente fare ripartire lo sviluppo e quindi l'occupazione, e questo, come dicevo, si può fare utilizzando bene le ultime risorse ancora non spese dei fondi europei, cercando di recuperare e di non buttarle, programmando bene i prossimi fondi europei, perché saranno sostanzialmente il grosso degli investimenti su cui potremo contare. Io credo che, ad esempio, dei fondi di investimento che aiutino i giovani a inventare un'occupazione, a trovare filoni nuovi, soprattutto nel campo dell'agenda digitale, della green economy, come dicevo prima, potrebbero aiutarci a creare occupazione buona, perché noi abbiamo bisogno, di non creare occupazione a basso livello di salario e di qualifica, ma abbiamo bisogno di creare occupazione di qualità. E l'unico modo è puntare sulla ricerca, l'innovazione e sui settori d'avvenire.